Oggi vi portiamo con noi a pedalare nella magnifica Val d'Uro. Ci troviamo in Val di Fassa, esattamente sopra l'abitato di Campitello. La nostra meta di oggi è il rifugio Alpe di Tires e poi, in base alla neve, vedremo quanto è possibile continuare. Marco, ok? Partiamo? Partiamo. Bene, si parte! Arrivati al rifugio Micheluzzi. La salita fin qui è stata breve ma intensa, è veramente una bella salita. Qui la valle inizia ad aprirsi e si godono queste meravigliose montagne. Adesso dal rifugio Micheluzzi, costeggiando il rio Duron e anche delle bellissime baite in legno, proseguiamo verso il passo Duron. Siamo arrivati alla Malga d'Occoldaura. Manca poco per arrivare al passo Duron e anche qui la salita si fa davvero sentire. Dopo essere stati impegnati in una dura salita, eccoci finalmente arrivati al rifugio Alpe di Tires. Adesso scendiamo al passo Duron. Siamo arrivati al passo del Duron. Da bellissima giornata che doveva essere, piena di sole, c'è un bel temporale e sta pure grandinando. Adesso da qui proseguiamo e ci dirigiamo verso il gruppo del Sasso Lungo. Oggi terminiamo un giro che avevamo iniziato a giugno, perché arrivati in questo punto pioveva e grandinava alla grande. Abbiamo passato il passo Duron e adesso continuiamo verso il rifugio di Aller. Oggi la giornata è davvero fantastica! Continuiamo la nostra bella discesa in bicicletta verso Saltria. Il primo rifugio adesso che incontreremo è il rifugio Tirler. Siamo arrivati a Saltria. Davanti a noi si possono vedere il Sasso Piatto e il Sasso Lungo. Adesso continuiamo seguendo il segnavia numero 30.
Siamo arrivati ad un bivio. Adesso lasciamo il segnavia numero 30 e ci dirigiamo verso il passo sella. Siamo arrivati al Monte Pana. Subito il nostro sguardo è stato catturato da questo panorama davvero strepitoso. Adesso ci fermiamo un attimo e poi continuiamo verso il Passo Sella e il nostro prossimo rifugio sarà il rifugio Comici. Siamo arrivati al rifugio Comici. Qui ci siamo fermati, abbiamo bevuto qualcosa, circondati da un panorama spettacolare e nel frattempo abbiamo potuto anche ricaricare le batterie delle nostre biciclette. Adesso ripartiamo e ci dirigiamo verso Passo Sella. Siamo arrivati a Passo Sella. Adesso, passando vicino al rifugio Valentini, ci dirigiamo verso Canazzei. Da Passo Sella, per far ritorno a Campitello di Fassa, siamo passati davanti al rifugio Carlo Valentini. Abbiamo percorso una stupenda strada forestale molto panoramica e siamo sbucati presso l'hotel Lupo Bianco. Adesso seguiamo il sentiero 655 direzione Canazzei. Ci troviamo a Canazzei e adesso da qui facciamo ritorno al nostro punto di partenza. Ed eccoci tornati alla base. Un gran bel giro, siamo veramente soddisfatti. Una bellissima giornata, panorami incantevoli. Abbiamo ricaricato le batterie della bici, ma siamo ricaricati anche noi. Un giro che secondo noi una volta fatto sicuramente rifarete. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!